Ciao, secondo me l'ordinanza è da ritirare perché non vedo come mai colpire gli esercenti che fanno il loro lavoro per andare ad attaccare spacciatori, degrado eccetera. Sarebbe opportuno fare il contrario, rimanere aperti il più possibile. È l'ennesimo taglio che si fa alla cultura, perché la cosa importante è che non circoli la cultura, che i cervelli siano fermi e chi vuole governare la città come sta facendo Bitonce abbia la possibilità di farlo. Semplicemente credo sia questo. Allora, penso che questa ordinanza riesca a superare in follia tutte le precedenti degli ultimi anni di questa città, e sono convinta che non è a colpi di ordinanze, con la chiusura anticipata dei locali, degli esercenti, di tutte le attività economiche, che si migliori la sicurezza, che si migliori la città. Anzi, al contrario, la sicurezza, una città migliore si può avere solo con la gente per strada, con la gente che passeggia, che entra nei negozi, che entra nei bar, che entra nei ristoranti, che mangia, che sta in giro, e chiudere prima di sicuro non è la soluzione.